Scegli di vivere bene, scegli il biologico. Tutti i prodotti che troverete nei supermercati Natura Sì provengono esclusivamente da aziende biologiche autorizzate e certificate da organismi di controllo accreditati. Natura Sì, il supermercato della natura. A Palermo ci trovi nei due punti vendite in via Gioacchino di Marzo 23 e in largo Cavalieri del Lavoro, posteggio di via Belgio, angolo viale Strasburgo. Noi dobbiamo delle scuse ai nostri telespettatori per un motivo molto semplice. La settimana scorsa abbiamo presentato un servizio, quello relativo all'intervista del principe Francesco Alliata, duca di Salaparuta e principe di Valguarnera, parlando di un'intervista diciamo abbastanza lunga. Per un motivo tecnico è partito una brevissima risposta, soltanto una brevissima risposta, quindi non è andata in onda l'intervista. Ce ne scusiamo con chi ci segue, questa settimana rimediamo a quanto accaduto. Quindi come prima cosa rimandiamo integralmente in onda l'intervista realizzata con il principe Francesco Alliata nel marzo del 2011. Non so che cosa dire, perché qua io parlo con un animo sofferente nel vedere come, come quello che è stato costruito con tanta passione dai miei avi, a partire dal 1714, poi la villa fu trasformata, restaurata e rimessa secondo il gusto del momento, due o tre volte nel 1700. Questo che noi vediamo è l'edizione finale del 1794, inaugurata nel 1794 da Marianna Valguarnera, la principessa di Valguarnera, eccetera, eccetera. Comunque Marianna fu quella che dette questo assetto finale alla villa, mentre chi la costruì nei primi del Settecento, parlo del 1714, fu Anna Valguarnera. E poi è stata seguita, è stata mantenuta dai successori, dal mio bisnonno, il duca che portava il titolo di duca di Salaparuta. Piange il cuore a vedere questo stato in cui versa la villa. La battaglia che state facendo assieme a sua figlia per cercare di salvare il salvabile. Eh sì, a un certo punto piange il cuore da tanti e tanti anni nel vedere come tutto è in uno stato di abbandono, perché mia figlia è proprietaria di una parte della villa. Il resto appartiene per uno strano caso della storia, delle persone completamente strane alla nostra famiglia. Il pubblico potere non fa il suo dovere, devo dire, non ha fatto il suo dovere, perché da tanti e tanti anni che noi sollecitiamo, segnaliamo tante cose. Segnaliamo tanti piccoli e grandi inconvenienti che sono avvenuti, mi spiego, e si è fatto qualche cosa. La soprintendenza ha finanziato perfino dei lavori di competenza delle comproprietarie di questa villa, finanziato con denaro pubblico ovviamente, e per esempio si è fatta una convenzione con le stesse signore,
si è fatta una convenzione per aprire al pubblico la villa, per cui loro sono obbligate a fare godere il pubblico di questo, il pubblico di Bagheria, della Sicilia, di tutto il mondo. Chiunque ami l'arte, la cultura. Nella giornata del FAI di primavera, sabato e domenica prossima, c'era un appuntamento a Villa Valguarnera che è saltato. Per colpa di chi? Per colpa di chi? Di un avvocato di Torino che ha diffidato il FAI, diciamo, dal partecipare a questa manifestazione che mia figlia col comune di Bagheria avevano previsto, organizzato per naturalmente fare godere il pubblico di questa cosa, così come era avvenuto anche un paio di mesi fa, mi spiego, quando sono venute 5.000 persone, mi spiego, oltre 5.000. Invaso con grandissima gioia nostra, hanno invaso l'atrio della villa, i giardini ed altro. Quindi a un certo punto a certe cose non si può resistere. L'evento è stato annullato, voi state cercando di sollecitare una campagna di stampa per attirare l'attenzione di tutti, dei cittadini, delle autorità, di chi ha a cuore l'arte e la cultura su questo tema. Esatto. Noi invochiamo finalmente che chi ha le responsabilità se le assuma e rispetti i suoi doveri. Mi spiego, noi non ce l'abbiamo con le persone o chi è oggi ha in mano la sovrintendenza o comunque comanda. Noi ci lamentiamo che da 23 anni non riusciamo a fare nulla che non sia boicottato, mi spiego, e che non sia boicottato non sappiamo da che forze. Mia figlia ed io, prima io in ordine di tempo e poi mia figlia, mi spiego, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile fare a nostre spese senza chiedere mai un contributo del denaro pubblico. Mentre invece dall'altra parte si è ottenuto un contributo per dei lavori che noi avevamo segnalato che si dovessero fare, sono stati fatti peraltro malamente e ne vedrete un po' i risultati. Ed oggi constatiamo con tristezza che sotto ogni aspetto, dovunque si vada, questa villa, questo monumento dà segni di stanchezza. Ecco, la protesta di oggi che volete, come dire, questo grido di dolore, chiamiamolo così, che voi volete lanciare, lo lanciamo anche attraverso le immagini che noi faremo vedere di questo bene, di valore inestimabile da un punto di vista architettonico, storico, eccetera, che va in rovina. Esatto, lei ha detto dal punto di vista storico. Beh, pensi che qua è stata alloggiata la regina Maria Carolina, che è stata ospitata qui quando fuggì da Napoli per i moti napoletani nel 1799. Mi spiego. Qui la villa nostra si è creato il primo rapporto, si è creato l'innamoramento di due giovani, una era la figlia della regina Maria Carolina, ospiti qua della nostra villa, e un altro era un giovane ospite della villa Spedalotto, la villa confinante qui a est nostro, della nostra villa, e lui apparteneva alla famiglia d'Orléans, lei alla famiglia dei Borbone, si sono conosciuti, si sono innamorati, e poi hanno superato le ostilità della regina Maria Carolina, che naturalmente ancora diciamo così, sotto il colpo della decapitazione della sorella Maria Antonietta, regina di Francia, mi spiego, non voleva in nessuna maniera avere francesi in casa, mi spiego, malgrado ciò Filippo d'Orléans, il giovane della famiglia d'Orléans, ospiti qui della villa Spedalotto, degli antenati dei marchesi Spedalotto, si innamorarono, superarono le resistenze della madre di lei
e diventarono il re e la regina di Francia, re Luigi Filippo e la regina Maria Amelia. Ecco, e quindi di qua è passata la storia e si sente nell'aria il soffio della storia che ha attraversato questo palazzo. E cosa si può fare adesso per Villa Valguarnera, principe? Ci vuole che ciascuno pensi alle proprie responsabilità e faccia il proprio dovere, mi spiego, soprattutto le autorità costituite, mi spiego, i proprietari, gli altri proprietari della villa, gli altri, l'altro gruppo, perché qua non ci sono di 50 proprietari, noi siamo noi perché la villa la consideriamo un bene nostro inestinguibile. Su questa terrazza, per esempio, c'era ogni giorno, quando era vivente mia madre, c'era il rito del gelato. Arrivava il nostro maestro di casa e diceva: signora principessa, è l'ora del gelato. E allora si mandavano a chiamare tutti i ragazzi, eravamo noi, noi eravamo una quindicina fra fratelli e cugini, si mandava a chiamare i ragazzi e si facevano coinvolgere qui, nella nostra, sulla nostra terrazza, per sorbire il gelato. Un grande movimento di opinione, di uomini di cultura, di uomini politici, di quanti hanno a cuore questo straordinario manufatto, possa servire a salvare Villa Valguarnera? Ma io penso di sì, perché la pubblica opinione è quella che dovrebbe in qualche modo consigliare o sconsigliare o ottenere, soprattutto ottenere dal pubblico potere, diciamo, distratto, quando questo pubblico potere si distrae, ottenere che si mettano in ordine le cose. Insomma, questa è un'aberrazione, pensare che un bene di questo genere venga dimenticato, venga tenuto in oblio. Insomma, pensiamo agli altri paesi, pensiamo alle altre regioni d'Italia, alle regioni del Veneto, delle ville palladiane, eccetera eccetera, con quanta cura, con quanta attenzione le autorità se le coccolano, mi spiego. Qui che esempi diamo noi? Che esempi diamo? Abbiamo soltanto esempi di crolli e di abbandoni, purtroppo. Mia figlia ed io abbiamo sollecitato da 23 anni, sollecitiamo, scriviamo, prepariamo progetti, presentiamo progetti, abbiamo realizzato tutto quello che potevamo realizzare indipendentemente dalle altre attenzioni, cioè dagli altri enti o delle altre persone che avevano l'obbligo di fare dei lavori. L'abbiamo fatti noi, a nostre spese, non abbiamo mai chiesto nulla. Abbiamo presentato dei progetti, abbiamo dimostrato l'urgenza di dare un assetto statico a questa grande villa dopo del 2002, dove si sono manifestati delle lesioni, delle altre cose. Abbiamo presentato il progetto del più noto, diciamo così, ingegnere tecnico di staticità degli immobili antichi, il professor Giuffre, e troviamo una resistenza passiva incomprensibile. Abbiamo trovato sempre in questi 23 anni, adesso noi un giudizio oggi su chi oggi gestisce queste strutture non lo possiamo dare, perché c'è una nuova gestione, è una nuova responsabilizzazione, ma su tutta la gestione passata che riguarda la soprintendenza, purtroppo noi dobbiamo lamentare una assoluta resistenza passiva del tutto inspiegabile. Scegli di vivere bene, scegli il biologico. Tutti i prodotti che troverete nei supermercati Natura Sì provengono esclusivamente da aziende biologiche autorizzate e certificate da organismi di controllo accreditati. Natura
Natura Sì, il supermercato della natura. A Palermo ci trovi nei due punti vendita in via Gioacchino di Marzo 23 e in largo Cavalieri del Lavoro, posteggio di via Belgio, angolo viale Strasburgo. Soluntum Art Festival è una leva per lo sviluppo del territorio. Una serie di iniziative di carattere, di intrattenimento culturale, di creativo, all'interno alcuni proprio dell'Agorà di Soluntum, quindi all'interno delle rovine, altre nell'area dell'Antiquarium, nell'ora del tramonto, che è l'ora più bella per apprezzare i luoghi. Si è visto che dopo l'esperimento dell'anno scorso, che ha funzionato, anche i visitatori dell'area sono cresciuti. Ci dava questo dato la direttrice del Parco Archeologico di Soluntum, Lucrezia Africana. Sotto la direzione artistica di Giuseppe Di Franco si stanno sviluppando una serie di eventi. Noi siamo andati a documentare un concerto di chitarre e la presentazione di una mostra fotografica. Allora, il programma di oggi comprende alle 18.30 l'inaugurazione della mostra dal titolo Tessere, tratti d'Europa, del curatore Giovanni Giannone. Parlerà, diciamo che il concetto che si vuole divulgare è quello che nella diversità ci può essere l'unità. A seguire alle 19.30 al Parco Archeologico avremo un bellissimo concerto di chitarra classica eseguito dall'artista siciliano Nicolò Renna, presentato da me. Nicolò Renna, chitarrista. Questa sera in un'esibizione del tutto particolare e in un contesto del tutto particolare, assolutamente prestigioso e suggestivo, l'Agorà delle rovine di Soluntum. Ecco, questa emozione, questo luogo evoca emozioni in più, motivazioni in più? Sì, indubbiamente suonare in questo luogo, in questa location, insomma, così che si fa ammirare da sé, insomma, dà delle forze emotive in più, indubbiamente. Io questa sera eseguirò le mie musiche. Ecco, che brani eseguirà? Sì. Abbiamo letto oggi una critica molto bella di Gigi Razzetta su Repubblica, sì, sulla sua arte chitarristica. Bene, sì. Io questa sera avrò il piacere di eseguire le mie composizioni. Sono 6 brani per chitarra sola, dove, diciamo, è un po' tutto il percorso che è della mia musica, che parte dalla musica accademica, la musica classica, che poi si evolve, diciamo, nella world music, quindi nella musica celtica, nella musica anche jazz, nel fingerstyle anche tipico della chitarra acustica, e quindi insomma un po' tutto il mio bagaglio, insomma, culturale, musicale. Questo si presta anche a questo percorso musicale, sì, che tra i più vari. Indubbiamente un concerto per chitarra classica in una location del genere è un valore aggiunto. Giovanni Giannone, curatore della mostra fotografica Tessere, tratti d'Europa dal Mediterraneo e al Baltico. Ecco, qual è il filo rosso che lega un artista finlandese ad uno siciliano, per esempio? La volontà di difendere la propria identità culturale. In un mondo che è sempre più omogeneizzato, il rischio è quello di trovare al circolo polare artico un linguaggio artistico che sia uguale a quello che noi troviamo nel Mediterraneo. Siccome la grandezza dell'Europa, la bellezza dell'Europa sta nella biodiversità culturale, questa biodiversità culturale la dobbiamo difendere, dobbiamo consentire a ogni popolo di dire la sua al massimo in qualsiasi campo. Per cui questa smania dell'Europa di andare ad omogeneizzare tutto è da un canto necessario, perché bisogna armonizzare la vita, diciamo, di un intero continente, però non bisogna dimenticare le peculiarità di ognuno. L'artista finlandese Esko Arre Aatio esprime in una sua ricerca sull'Europa quelle particolarità, diciamo, del territorio finlandese, perché nell'arte molto conta, diciamo, non solo il retroterra culturale, ma anche l'ambiente, anche il paesaggio. Quindi filtrare attraverso l'obiettivo fotografico le varie specifiche e peculiari realtà d'Europa. Esatto, questa, diciamo, un po' l'ambizione. E poi si sente sempre più la necessità, soprattutto in frangenti come questi in cui è sotto gli occhi di tutti, come dire, il tentativo di disgregarla questa Europa, si sente la necessità di riaggregarla attraverso canali di dialogo, l'arte in primo luogo,
che consente appunto una reciprocità, uno scambio, un dialogo, che è proprio quello che ci vuole. Coirres, abbiamo, come dire, ormai nel nostro immaginario personale e collettivo, Coirres corrisponde a montagne di rifiuti. Talvolta però il problema viene visto da un solo punto di vista e ci sono purtroppo delle generalizzazioni eccessive. Occorre guardare il problema più complessivamente e guardarlo anche dalla parte, scusate se usiamo questa espressione, un po' retorica, dalla parte degli ultimi. Ci sono 70-80 persone che da 3 mesi hanno ricevuto soltanto una piccola anticipazione, non ricevono lo stipendio. È vero, siamo stati tutti a parlare male di questa gente, come dire, mettendo tutti nello stesso mazzo, facendo di tutta l'erba un fascio, naturalmente sbagliando. Come in tutte le categorie, dalle più nobili alle meno elevate, ci sono le mele marce, ci sono le persone che non hanno voglia di lavorare e che compromettono anche il buon nome di tutti gli altri. Noi siamo andati al deposito, all'autoparco comunale di Bagheria, dove ogni mattina questa gente si riunisce senza mezzi, senza strumenti, e non accetta, almeno sino a questo momento soltanto in 11 l'hanno fatto, la proposta di essere distaccati presso la Tech Service, l'azienda privata che sta in atto gestendo, dobbiamo dire egregiamente, il servizio a Bagheria. Siamo andati a chiedere le ragioni delle loro posizioni. Ascoltiamo le interviste. Qual è il vostro ruolo, la vostra funzione? Il nostro ruolo è che veniamo a lavorare regolarmente, anche che il sindaco ci ha messi da parte, avendo giudicato una ditta privata, diciamo, all'esterno. E lui voleva il distacco, ma noi non eravamo d'accordo a fare questo distacco. Perché e ora ci arriviamo al distacco. Di fatto però voi venite... Voi prendete la presenza, ma non vi vengono offerti gli strumenti per poter lavorare. Sì, no, non ci danno nulla, non ci dà nulla il sindaco. Quindi non avete non abbiamo messo, abbiamo scope, non abbiamo abbandonato, nulla abbiamo. Allora, durante questi mesi, però, lo Brutto, che è il commissario, diciamo, ad acta del Coirres, liquidatore del Coirres, ha regolarmente inviato le fatture legate alle vostre prestazioni al comune di Bagheria. Che risposta ha dato il comune? No, il comune ha rifiutato per le fatture nostre, non ne vuole sapere nulla e non ci vuole pagare. Ci ha pagato solamente 9 dodicesimi della quattordicesima, perché quei 9 mesi in cui noi abbiamo prestato servizio con lui, ma non abbiamo fatto manifestazione, cose. Lui continua sempre a dire che è uscito fuori dal Coirres, se non interi non importa più niente. Quindi di noi, praticamente negli ultimi 3 mesi voi avete ricevuto soltanto una quota di quattordicesima, sì, solo una quota relativa al pregresso. E la direzione del Coirres, lo Brutto, cosa vi dice? Cioè vi garantisce, vi incoraggia, oppure come si suol dire allarga le braccia? No, allarga le braccia. Al sindaco. Quindi, non può fare niente, perché lui dicono che cose burocratiche, che deve essere il sindaco a poterci pagare, perché lui mensilmente con le nostre presenze dà le presenze, ma lui dà le fatture, ma lui non sempre, nuovamente, ogni volta li rinvia indietro e dice che non le vuole pagare. Avete avuto anche un'interlocuzione con l'assessorato, con il direttore generale Armenio, con l'assessore regionale Contrafatti? Che tipo di risposte avete ricevuto? Sempre generiche? No, avevano detto che entro 30-40 giorni da aprile avevamo fatto una diffida, che doveva venire il commissario, ma come al solito tutte parole e niente fatti. Mi veniva fatta una proposta: se voi transitate in posizione di comando, di distacco, mi pare. No, distacco, di comando. Distacco. Quindi è come se voi foste sempre dipendenti dal Coirres e questo ente dicesse: per oggi vai a lavorare presso questa ditta.
Questa situazione, da quanti lavoratori è stata questa opportunità, chiamiamola opportunità tra virgolette, da quanti lavoratori è stata accolta? Da 10 persone, da una decina di persone. Sì, decine di persone. Perché? Ma voi? Soprattutto i capi squadra sono passati. Gli operatori no, perché noi non siamo d'accordo. In a comando noi avevamo detto che passavamo, ma col distacco non esiste. Certo, la posizione di comando sarebbe... Perché lo deve prendere questa responsabilità il nostro datore di lavoro, ingegnere Roberto Celico. Perché poi non era un accordo, è stato un verbale di accordo che senza le sighe sindacali non è valido. Quindi noi non è legale. Lo doveva, perché per noi, a me deve transitare, a me, come a nome di tutti i miei colleghi, doveva transitarmi il mio datore di lavoro. Gli autisti non li vuole perché i costi sono, per loro sono troppi e non li vuole. Gli amministrativi non gli servono. Gli invalidi, cioè la quota di invalidi prevista dalla legge, gli invalidi tra cui giusto sto parlando io, non mi vuole, quindi dico io faccio un distacco, ma a quale scopo? Qual è il motivo che lui a me, il distacco, la TEC deve prendere tutto il pacchetto completo per quelle persone che lui vede, quelli che ci sono, non che lui già gli autisti no, gli amministrativi no e gli invalidi no. Quindi per noi, siccome siamo uniti, noi non abbiamo deciso di fare questo distacco. Noi dall'ultimo incontro che abbiamo avuto con i sindacati e la delegazione aziendale dei rappresentanti sindacali con l'assessore Vania Contrafatto, lei in via diciamo chiara, no, ma anche chiara, in maniera limpida, ha detto che tutta la documentazione che riguarda il comune di Bagheria dal 2 o 3 aprile, quello che è stato, ad oggi, alla data quando è, ha inviato tutta questa documentazione alla Procura della Repubblica, perché in Sicilia c'è una legge ed è la legge 9 del 2010 che detta chiari i parametri del passaggio del personale presso le ditte, che si deve fare gara europea, che un comune di Bagheria non può dare un affidamento in maniera diretta di queste somme. C'è una domanda però alla quale è giusto che voi diate una risposta. Certo. L'opinione pubblica in generale ha visto però, si è trovata di fronte ad un cambio, ad un repentino mutamento. Da quando il COIRES, è stato messo alla porta ed è entrata la ditta privata, il paese è fuggito. Ecco, come è potuto accadere? Allora, è accaduto perché intanto la storia parte da molto lontano, perché nel febbraio del 2010, con delibera dei sindaci 11, 12 e 13 è stato giudicato il COIRES che non poteva garantire la fornitura dei mezzi, perché appunto i sindaci dovevano garantire le quote societarie per il noleggio o l'acquisto dei mezzi. No, però andiamo alle cose più recenti, cioè negli ultimi mesi si era venuta a creare una situazione astratamente costruita. Allora, da parte nostra ci sono delle denunce fatte alla Procura, al Comando di Polizia, ai Carabinieri, dove noi lamentiamo che tutto il mese di febbraio e marzo, se il comune di il territorio di Bagheria ha una necessità di almeno 7 compattatori, il comune ce ne forniva uno, massimo due. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ribadiamo i nostri appuntamenti il sabato alle 12.30 sul canale 19 di Tele One, con replica la domenica successiva, sempre alla stessa ora. Scegli di vivere bene, scegli il biologico. Tutti i prodotti che troverete nei supermercati Natura Sì provengono esclusivamente da aziende biologiche autorizzate e certificate da organismi di controllo accreditati. Natura Sì, il supermercato della natura.
A Palermo ci trovi nei due punti vendita in via Gioacchino di Marzo 23 e in largo Cavalieri del Lavoro, posteggio di via Belgio, angolo viale Strasburgo.